Stangata sulle rette delle RSA e dei centri diurni che, piegati sotto il peso dei rincari, si preparano ad un ritocco della quota sociale a carico delle famiglie. I gestori delle strutture dedicate all'accoglienza delle persone più fragili da tempo lamentano una vera e propria emergenza sia sul piano finanziario che sul fronte della carenza di personale. Dopo le ripetute proteste, sono stati ascoltati in audizione dalla Commissione Sanità del Consiglio regionale ed hanno incontrato l'assessore al sociale della Toscana, Serena Spinelli. La Giunta non nega la difficoltà che le strutture stanno incontrando, c'è un aumento dei costi esponenziale su tanti prodotti, sul tema energetico, e abbiamo riconfermato la nostra disponibilità ad un incontro successivo più tecnico per comprendere come e se riusciamo ad intervenire. È chiaro che dobbiamo eventualmente trovare ulteriori risorse e comunque ho confermato ai soggetti gestori che va avanti il percorso di riforma delle RSA che li vede protagonisti in almeno 13 tavoli di lavoro, che però chiaramente è un tema che riguarderà il futuro, adesso ci stanno ponendo un tema emergenziale. È chiaro che da me si aspettano risposte più chiare, ma le risposte più concrete devono per forza arrivare in una valutazione complessiva delle partite di bilancio sulle quali stiamo ragionando.